Quindi allora iniziamo questo nostro incontro. Iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre Maria di Creopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Ho voluto iniziare con questi versetti del Vangelo di San Giovanni. È l'ora suprema di Cristo, è l'ora della croce, è il momento della piena manifestazione di Lui dinanzi all'umanità. Dov'è e cos'è nelle nozze di Cana? Lui dinanzi alla richiesta della madre aveva affermato: «Donna, non è ancora giunta la mia ora». Ecco, proprio nel momento della croce, quando si rivolge, no, ancora una volta alla madre con l'appellativo di donna, è il momento in cui l'ora è giunta, cioè la piena manifestazione del suo essere. È la piena manifestazione della gloria di Cristo, piena manifestazione che noi abbiamo proprio dall'alto della croce. E questo brano evangelico ci viene proposto proprio nel giorno in cui celebriamo la solennità della Madonna del Carmine. E questo ci fa vedere come il mistero della madre di Gesù è strettamente legato al mistero del figlio suo. Noi non possiamo leggere il mistero di Maria senza tenere uno sguardo fisso sul mistero di Cristo Gesù. E al tempo stesso, ecco, proprio il Cristo ci permette di inquadrare, per così dire, bene la figura della madre. Maria è sempre relativa a Cristo. E proprio la spiritualità del Carmelo ci porta, ecco, proprio a tenere sempre presente questa realtà. Perché il Carmelo, proprio a partire dalla regola, ecco, ci impone prima di tutto di vivere in ossequio di Gesù Cristo. Ecco, avere quell'attenzione primaria alla persona di Cristo, mettendosi costantemente in ascolto di Lui. E allora, proprio mettendosi in ascolto dell'unica parola del Padre, come, ecco, ci dice Giovanni della Croce, con coloro che vivono la spiritualità del Carmelo, ecco, sono chiamati a compiere un cammino che li porta ad una piena conformazione a Cristo, ecco, proprio nella ricerca dell'unione con Dio. Ecco, tante volte quando si parla del Carmelo si tiene sempre presente la dimensione mistica, no, dell'ordine, di questo nostro cammino spirituale, dove siamo proprio chiamati a raggiungere quella unione con Dio. Ma certamente questo cammino è il cammino che prima di tutto ha percorso lei, la madre. Lei ha camminato costantemente, come ci dice la tradizione della Chiesa, prima di tutto proprio come discepola, in quanto poi discepola come madre.
Maria è sempre stata una donna in cammino dietro al figlio suo. E proprio questo cammino l'ha portato a raggiungere la piena unione con Dio. E con l'unione con Dio passa anche attraverso i momenti di oscurità e i momenti di prova. E se guardiamo il cammino anche di Maria di Nazareth, vediamo che questo cammino non è caratterizzato soltanto dalla luce, dalla gloria. Quante volte anche lei si è trovata dinanzi a quei momenti di oscurità. E nonostante questa oscurità, con Maria ha avanzato, come ci dice il testo del Concilio, nel cammino della fede, per raggiungere quel momento di gloria dove abbiamo la piena manifestazione di Cristo Gesù. Ecco, tutti siamo chiamati a percorrere un cammino, perché tutti siamo chiamati all'unione con Dio. Ma questa unione con Dio noi la possiamo vivere, ecco, attraverso quella unione con Maria. Per cui Maria può e deve diventare per noi compagna di viaggio. È bello uno dei titoli della tradizione carmelitana, no? Tante volte noi chiamiamo giustamente Maria come madre, come regina. Ma c'è un titolo caro alla nostra tradizione, che è quello di sorella. Maria sorella. La sorella chi è? È quella che condivide con me ogni cosa. La sorella è quella che cammina insieme a me, quindi sperimenta le stesse difficoltà. La sorella non sta davanti o non sta indietro, la sorella sta accanto. E la sorella tante volte è colei che diventa la confidente. Ecco, tante volte si fa, in alcuni momenti, anche difficoltà, no? A dire qualche cosa alla mamma. Perché in alcuni momenti bisogna anche nascondere qualche cosa alla mamma. Le confidenze si fanno alla sorella. Perché con la sorella ci può essere una complicità. Con la sorella ci può essere una complicità. Ecco, nella nostra tradizione sì, chiamiamo Maria sorella. È quella che cammina con noi e accanto a noi. Con lei possiamo avere quel rapporto di complicità, quella bella complicità, no? Che ci permette proprio di camminare sempre di più nelle vie dell'amore, nelle vie di Dio. E allora, sì, vivere questo cammino di unione con Dio insieme a lei, alla nostra sorella e madre. Ecco, tutti siamo chiamati a raggiungere l'unione con Dio, che è il mistero della nostra santità. Ecco, dice il Vaticano II, che tutti, in virtù del sacramento del battesimo, siamo chiamati alla santità. Tutti. Nessuno può dire
la santità non è per me. Non è vero. Tutti siamo chiamati alla santità. Tutti siamo chiamati ad essere santi. Questo non per le nostre forze, non per le nostre capacità, ma per puro dono di amore di Dio nei nostri confronti. Tutti siamo chiamati a percorrere questo cammino. E Maria, anche lei, lo ha percorso realizzando quelle mistiche nozze tra lo sposo e la sposa, tra noi creature e il nostro Dio. Con l'esperienza del Carmelo, ci ha sempre insegnato proprio questa bellezza di rapporto con Dio, lo sposo, ma al tempo stesso con questa bellezza di rapporto con Maria, la quale già realizza in pienezza il nostro essere, la nostra vocazione. Con grande autore del secolo scorso, diceva: non c'è membro della Chiesa che non debba qualche cosa al Carmelo. Thomas Merton. Non c'è membro della Chiesa che non debba qualche cosa al Carmelo. E proprio l'esperienza mistica, e con lo specifico di mistica mariana, è un qualche cosa che tocca profondamente il carisma del Carmelo. Per cui tale cammino di comunione, a partire da quello che ci dice la Santa Regola, lo si vive attraverso l'ossequio di Gesù Cristo e l'ascolto costante della parola. Per cui se da una parte all'inizio della tradizione carmelitana abbiamo una particolare dimensione cristocentrica, vivere in ossequio di Gesù Cristo, dall'altra parte abbiamo la dimensione mariana, anche se questa non viene espressa con i primi testi dell'ordine. E se noi guardiamo anche l'iconografia, no? Le immagini della Madonna del Carmine, Maria non ci viene mai presentata sola. Maria ci viene presentata sempre con il bambino, con Gesù, sempre con Gesù. Quindi c'è questa centralità della persona di Cristo. E il segno della dedicazione alla Vergine, di quella cappella posta al centro del primo eremo, del primo insediamento dei Carmelitani, è eloquente, perché ecco, proprio quella cappella ci permette di comprendere come noi dobbiamo vivere il nostro rapporto con la persona di Gesù. Lo dobbiamo vivere attraverso la forma mariana. E allora, qui noi potremmo chiederci: Maria come si è comportata nei confronti di Gesù? Come si è comportata Maria nei confronti di Gesù? Ha svolto quelle funzioni tipicamente materne con la consueta attenzione di una mamma? Ecco, potremmo farci questa domanda.
Ecco, certamente Maria sì, ha vissuto quella dimensione materna, così come ogni altra mamma nei confronti del figlio. Ma al tempo stesso doveva costantemente riconoscere che quel figlio non era soltanto suo figlio, ma era anche il suo Dio. E quindi qui ci vuole, tutta un'attenzione di cuore in questo servizio materno. Non è fare le cose tanto per fare, perché tante volte una mamma nell'esercizio della sua maternità può compiere opere anche in una maniera automatica, perché così devono essere fatte, e quindi non si presta a più quella dovuta attenzione. Invece qui c'è quel mistero che va oltre, perché non è servizio materno soltanto all'uomo Gesù, ma è un servizio materno al Gesù, vero Dio e vero uomo. Quindi immaginate, che attenzione Maria ha dovuto porre costantemente nei confronti del figlio, figlio suo e figlio di Dio. E allora, come noi possiamo proprio rapportarci con il nostro Dio, così come ha fatto Maria? C'è un bellissimo testo della tradizione carmelitana, che è la Vita Marieforme. Ecco, tante volte noi pensiamo, quella che possiamo dire è andata anche un po' più in voga, la consacrazione mariana del Montfort, San Luigi Maria Grignon de Montfort. Andare a Gesù per Maria. La via mariana è quella che ci conduce a Cristo. Potremmo dire, proprio per qualcuno, via privilegiata. Ecco, la tradizione carmelitana invece pone un altro accento. Non devi percorrere la via di Maria, ma devi essere Maria. Essere Maria. Vivere in te la vita stessa di Maria. E proprio percorrendo questa via, dice questo nostro padre, Michele di Sant'Agostino, noi avvertiamo dentro, nel nostro essere, non soltanto la presenza di Dio, ma sentiamo anche quella presenza della madre. Ecco, proprio parafrasando quello che dice San Paolo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Vivendo in comunione con Maria,
nell'ossequio di Gesù Cristo, ecco, proprio alcuni mistici sono arrivati a dire: non sono più io che vivo, ma Maria vive in me. Maria vive in me. Allora, ecco, vivere costantemente in Maria. Vivere in Maria, per Maria e con Maria. Ecco, proprio Michele di Sant'Agostino presenta, ecco, questa dimensione della vita spirituale ad una laica, ad una terziaria carmelitana, a Maria Petit, e propone questo come un nuovo modo di vivere in Dio. Ecco, dicevo, tutti siamo chiamati alla comunione con Dio, cioè alla santità. Possiamo arrivare a questa meta, possiamo realizzare questo ideale se ci lasciamo guidare da Maria di Nazareth. E quindi questa sorella, Maria Petit, ha vissuto questa esperienza straordinaria dell'unione mistica con Maria, l'amabile madre. Perché noi possiamo vivere questa vita di comunione con Maria, assumere la vita stessa di Maria? Lo possiamo perché Maria, prima di tutto, è madre. È proprio la base della vita marieforme. Possiamo dire che la maternità spirituale di Maria è la sua missione di mediazione. Per cui colui che vive in comunione con Maria non fa altro che porre costantemente il suo sguardo sul mistero di Cristo, così come è stato lo sguardo di Maria. Qual è lo sguardo di Maria dinanzi al mistero di Gesù? È stato sì lo sguardo di una madre e mamma, ha generato il suo figlio, ma è stato uno sguardo di piena contemplazione, perché colei che lei teneva tra le braccia, come dicevo, è anche il suo Dio. E allora come rapportarsi con Dio? Bisogna rapportarsi sempre con un atteggiamento di delicatezza, riconoscendo chi sei tu e chi è l'altro. Riconoscendo chi sei tu e chi è l'altro. Devi riconoscere il tuo essere creatura, ma al tempo stesso, nel momento in cui sei creatura, sei anche chiamato a contemplare Dio. E allora dice Michele di Sant'Agostino: prima di tutto, cos'è la vita in Maria? Perché dobbiamo vivere la vita di Maria, e la possiamo vivere soltanto se noi stiamo in Maria. Lui dice: l'anima si abitua ad essere sempre e in ogni luogo
alla presenza del Signore e ad averlo nel cuore attraverso un continuo allenamento alla fede e con ripetuti atti di amore. Si sente trasportata verso il Signore con tale sincerità e facilità di amore che le sembra impossibile dimenticarsi di Lui. La stessa cosa capita a chi è devoto di Maria. Egli riesce a prendere l'abitudine di conservare nella sua mente la madre amabile, di sentirsi suo figlio amato. Tutti i suoi pensieri, tutto il suo affetto hanno un unico sbocco: Maria e Dio. Tanto che gli sembra impossibile dimenticarsi della madre amabile e del Signore. Questo atteggiamento, egli ritiene, non è qualche cosa di infantile o di semplicistico, ma è un movimento dell'anima veramente maturo, razionale e valido. È opera dello Spirito Santo che guida la persona alla consapevolezza, ora di Maria, ora di Dio, senza provare alcun conflitto o divisione del cuore. È bello questo primo punto. Nella nostra mente, no? Sempre, in quello che facciamo durante il giorno, avere questo pensiero fisso. Dio. E io sto alla presenza di Dio. Io vivo in Lui, faccio ogni cosa in Lui. Ma al tempo stesso prendere l'abitudine di conservare nella mente la madre amabile. Pensare anche a lei che è madre di Gesù e madre nostra. Il pensiero a lei. Ed è proprio questo pensiero costante che mi porta a vivere in una costante unione. Ecco, è bello quello che scriveva Santa Elisabetta della Trinità, no? Proprio contemplando il mistero della Vergine Santa, dal momento dell'Annunciazione alla Visitazione. Il momento dell'Annunciazione è un momento di alta contemplazione. Maria è ricoperta dell'ombra dello Spirito, il Verbo si incarna in lei. E subito dopo, ci dice l'Evangelista Luca, Maria esce per andare a compiere un servizio di carità. Quindi è immersa nell'attività, va in fretta, ci dice Luca, va in fretta per un servizio di carità. Però dice Elisabetta, quel servizio di carità, quell'opera, quel movimento, non la distoglie da quella contemplazione del mistero di Dio che porta dentro di sé. Allora, ecco anche per noi, questo pensare continuamente, no? A Lui, Dio, a Lei, Madre di Dio e Madre nostra, pur nelle attività quotidiane, ci porta a vivere non in conflitto, non in una divisione, ma ci porta a vivere nell'unità del nostro essere, sempre guidati dall'azione dello Spirito. Vivere allora in Maria ci porta ad essere pienamente poi conformati al mistero di Cristo. Perché lei, Maria, è la perfetta discepola di Cristo Gesù.
è la perfetta discepola. Così noi, in quanto battezzati, siamo chiamati proprio ad essere pienamente conformi a Cristo. Questa pienezza di realizzazione della conformazione noi la vediamo realizzata proprio nella Vergine Santa. E allora, ecco, proprio guardando a lei, noi possiamo già vedere la nostra piena realizzazione. Qual è la realizzazione di noi che siamo figli di Dio? Essere pienamente partecipi della vita di Dio nell'interezza del nostro essere. Noi non dobbiamo pensare soltanto alla salvezza dell'anima. Tante volte ancora noi pensiamo e ci esprimiamo in questi termini. Mi devo salvare l'anima. Ma tu che cosa sei? Sei soltanto anima? No. Con questo nostro corpo siamo chiamati a vedere, a godere Dio. Non c'è soltanto una salvezza dell'anima, c'è la salvezza della persona, c'è la salvezza della persona con tutto il nostro essere. Non soltanto la nostra anima dovrà godere di Dio, ma tutto il nostro essere, perché la nostra carne è segno della creazione di Dio, è segno dell'amore di Dio. Ecco, Maria gode di Dio non soltanto con la sua anima. Maria gode di Dio nella sua dimensione spirituale, l'anima, ma anche con il corpo. Con il suo corpo, con la sua carne, sta dinanzi a Dio. Sta nell'eternità di Dio. Con questo per noi si realizzerà alla fine dei tempi, nel momento della risurrezione della carne, no? Così come noi pronunciamo nella professione di fede. Anche noi, con la nostra carne, staremo in Dio. Ecco, in Maria già si è realizzato. E allora proprio contemplando lei, noi vediamo la realizzazione piena del nostro essere. E allora in questo nostro tempo, ecco, lei come madre si prende cura di ognuno di noi, affinché anche noi possiamo essere pienamente partecipi del mistero di amore del nostro Dio. E allora proprio la tradizione carmelitana ci fa vivere in Maria, con Maria e per Maria, proprio per raggiungere questo ideale della nostra vita, l'essere una cosa sola con il nostro Dio, ascoltando l'unica parola del Padre, che è la persona del Verbo. Don Nicola, io mi fermo.